Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oggi parliamo dei mantelli, mi è stato richiesto questo video, sarà un video corto, sono anche su Discord, c'è anche Patrick con me, quindi se sentite dei rumori di sottofondo, la colpa è la sua, non la mia, giuro. È un video senza plot, quindi non l'ho scritto, vado a braccia per il semplice fatto che i mantelli sono una cosa abbastanza semplice da capire e da poter utilizzare. Vero ne è che non tutti capiscono la loro importanza, vero ne è che non tutti probabilmente li hanno tutti come li ho io. Quindi, per tutti coloro che hanno appena iniziato Iceborne e magari hanno saltato Monster Hunter World o hanno preso entrambi il titolo e hanno corso il primo Monster Hunter World, sappiate che dovrete fare tutte le facoltative comprensive di andare in giro per l'espedizione a cercare i tizi che ti con i punti interrogativi in giro per le mappe per avere tutti i mantelli disponibili. Una volta che li avrete tutti disponibili, ok, per arrivare a conclusione in pratica del mantello tecnico, quindi quelli che vedete sullo schermo, dovrete poi andarle a potenziare facendo tutte le facoltative, ovviamente di Iceborne, che vi usciranno e che vi verranno richiesti per il potenziamento dei mantelli. Come vedete, io nei mantelli ho una stellina, vuol dire che ho tutti i mantelli e anche i bengale, in realtà da mettere a terra, potenziati. Andiamole comunque un attimo a vedere e poi facciamo un paio di conclusioni, diciamo un attimino le regole generali su quando e come utilizzare i mantelli. Iniziamo nel dire che di mantelli ce ne sono veramente una quantità industriale. La maggior parte delle persone preferiscono, o almeno per quello che ho visto io, anche il 100% delle persone sicuramente nel proprio equipaggiamento andrà a portarsi il mantello tecnico, che è questo mantellino qua. Il mantellino ovviamente è il mantello, diciamo, più OP del gioco. È stato nerfato pesantemente perché doveva essere nerfato pesantemente e di conseguenza è un mantello che annulla totalmente i danni degli attacchi potenti dei mostri, quindi schiva automaticamente tutti gli attacchi che un mostro vi fa, comprensivi di fiammate, nuvole velenose, esplosioni. Qualsiasi attacco vi arrivi contro, questo mantello lo annulla. È stato nerfato perché adesso, in effetti, con il grado maestro, quando subiamo almeno da un mostro abbastanza decente 2-3 attacchi, il mantello scompare. Quindi, comunque, stiamo all'occhio. Comunque, consideriamo sempre che se possiamo schivare noi, anche avendo su il mantello tecnico, è sempre meglio schivarlo. Questo perché il mantello tecnico ci durerà di più nel tempo e di conseguenza andrà a magari essere più utile con un attacco dove noi non abbiamo la possibilità di schivare, con tutti quegli attacchi scriptati dove il mostro deve colpirci e non possiamo farci assolutamente niente. Come secondo oggetto invece normalmente dell'equipaggiamento, noi stiamo sempre parlando di questo equipaggiamento qua, normalmente si utilizzano i mantelli o i bengale in questo caso che possono essere utili per la propria build. L'esempio è molto semplice, se io vado a prendere per esempio il mio bellissimo equipaggiamento che io adoro con le piercing, ok, io avrò sicuramente il mantello tecnico e in base al mostro normalmente o comunque in base a quello che sto facendo, prendiamo per esempio un Brachydios Furioso, ok, prendiamo l'esempio del Brachydios Furioso per i primi due step fino ad arrivare allo step quello dove ci sono le fiamme, io utilizzo il mantello stabilità. Questo per due semplici motivi: le piercing, mi è molto utile avere un mantello stabilità che mi evita le esplosioni quando sparo, quindi sono molto più stabile, riesco a fare molte più cose e di conseguenza avere un mantello stabilità che magari che mi dura per una, due fasi, normalmente per una fase intera mi dura, questo mi fa sì che io con la mia build da piercing riesca ad essere molto più incisivo piuttosto che non avere assolutamente niente dietro. Di solito nel terzo step o quarto step, dipende sempre dai danni che gli fate voi. Io normalmente dopo il primo step lo mando quasi sempre con questa build nel penultimo, comunque ultimo step, quindi nella zona delle fiamme, sempre parlando del Bacchidios, io chiaramente torno in base, mi ricarico e soprattutto vado a cambiare il mantello mettendomi quello ignifugo. Quindi cambio il secondo mantello, il secondo oggetto, in base alla situazione che si va a creare. L'esempio è se noi stiamo andando nelle terre guida,
semplicemente a farmare. I due mantelli che ci serviranno sono il mantello vitalità e il mantello mimetico. Il primo per evitare che i mostri ci aggrino. Se per caso andiamo incontro a un mostro abbastanza aggressivo, prendiamo l'esempio, che ne so io, di un Rathalos d'argento, ok, che sicuramente diventerà aggressivo, o un Velkana, che sono molto aggressivi come mostri, quindi ci attaccano appena ci vedono. Servirà il mantello mimetico per andarsene, comunque per continuare a farmare nelle terre guida. E se invece prendiamo abbastanza danni perché magari il mantello mimetico non ce l'abbiamo, sicuramente un vitalità che ci ripristina la vita mentre farmiamo schifo non ci fa. Ebbene, i mantelli si utilizzano sempre in questa maniera, quindi un mantello puntualmente in tutte le build, che è quello tecnico, bisogna sempre averlo dietro, che è quello che si usa, diciamo, per evitare di prendere la maggior parte dei danni, o comunque nelle zone più critiche o nei momenti più critici si usa il mantello tecnico, anche se si ha poca vita si può utilizzare per coprirsi e di conseguenza potersi curare anche se siamo in solo, per evitare di cartare, ok? Cartare vuol dire morire, ok? E il secondo oggetto, in questo caso è il Bengala guaritore, ma potrei mettere un qualsiasi altro tipo di mantello, si può utilizzare per chiaramente andare a o migliorare la propria build. Prendiamo l'esempio con una build scoppio o una build con proiettili esplosivi, è ottimo il mantello impatto perché aggiunge gli stordimenti a molti attacchi o potenzia un effetto stordente già presente, e quindi si utilizza per pomparsi i danni che si fanno al mostro, oppure si utilizzano gli altri mantelli che possono essere l'isolante, l'antighiaccio, l'impermeabile, in base al mostro che si trova di fronte, e di conseguenza si possono evitare la maggior parte dei suoi danni andando a utilizzare un mantello più debole di quello tecnico, ma che comunque ci previene gli attacchi da acqua, gli status d'acqua, da ghiaccio, da fuoco, che comunque rompono abbastanza sempre le palle. Bene, questi sono i mantelli. La spiegazione ve li faccio vedere tutti, sono vitalità, mimetico, aliante, sfida, furfante. Per esempio lo sfida non viene mai utilizzato perché è totalmente inutile. Furfante viene utilizzato solo ed esclusivamente in alcuni eventi per droppare più oggetti da scambiare, o comunque per droppare per esempio più gemme durante gli eventi con il ciccione maledetto che vomita. Il chimico, l'immunità, l'impatto che aumenta i danni da impatto, l'evasione, che in pratica si possono fare più azioni evasive, di solito si usano con armi come l'Inset Glaive o le Dual Blade, lo stabilità, l'antidrago, l'isolante, l'antighiaccio, l'impermeabile, l'ignifugo. Questi sono anti praticamente tutti i mostri, quindi dal fuoco all'acqua al ghiaccio eccetera eccetera. Si passa al mantello tecnico, che è anti qualsiasi cosa, e si arriva ai tre bengala. Quello guaritore si sa che cosa fa, il detergente ti toglie tutti gli effetti di stato, mentre l'affinità chiaramente ci aumenta l'affinità. Ovviamente tutti questi mantelli hanno diverse durate e diversi tempi di ricarica. Come si fanno a diminuire? Come ultima fase andiamo a vedere un attimino che equipaggiamento, una volta equipaggiati, che gioielli si possono andare a inserire sui vari mantelli. Bene, adesso mi vedete nella mia veste, diciamo, migliore che io possa avere, o meglio quella con cui io gioco il 90% del mio tempo, quindi con la mia build piercing, quindi la build col balestrino piercing della Safigiva. Ovviamente è una build leggermente modificata, se ve lo state chiedendo, non è una meta build, o meglio lo è in parte, in altra parte soprattutto sui gioielli è stata cambiata per il mio gusto personale. È comunque una build che fa dei danni che sono osceni, totalmente osceni. Questo non ve lo dico io, ve lo può confermare chiunque possa utilizzare questa build o possa farsela. Quindi se siete dei balestrieri e non avete una build piercing, potete tranquillamente copiarmela. Ma stavamo parlando dei mantelli. Bene, come potete vedere, i mantelli, io ne ho messi due a caso, ho messo un impatto e il tecnico, hanno dei gioielli che possono essere utilizzati quando, e si attivano solo ed esclusivamente quando si indossa il mantello. Quindi attenzione, non andate a incorrere nello stesso errore che mi dicono tutti: ma i gioielli funzionano anche quando io non ho il mantello su? No, non funzionano, semplicemente perché se io non ho l'oggetto equipaggiato non funziona la cosa. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che questi mantelli siano più veloci o nella ricarica, o che ci diano dei vantaggi che normalmente non abbiamo. Prendiamo l'esempio del mantello impatto.
cos'è una cosa molto molto utile, per esempio? Per esempio potrebbe essere un antisussulto che previene le respinte, però io sono balestriere, quindi non me ne fregherebbe assolutamente niente. Quindi cosa posso fare? Beh, posso tranquillamente prendere dei bonus perforanti. Quindi mi incrementa i bonus perforanti di 1, che io ho già, come potete vedere, come gioiello, quindi sono già al massimo. Oppure semplicemente posso andare a mettere una protezione udito, un bonus di un gioiello di preveggenza se non lo abbiamo. Io parlo sempre ovviamente della mia build. O comunque un gioiello che mi sia utile per poter potenziare, quando io lo indosso, i danni che vado a fare in questo caso, che so che sono dati dal mantello impatto. Oppure, ancora più, può essere più utile, ma si vanno a sprecare due gioielli tra i due, mi sembra abbastanza stupida come cosa, ma nessuno ve lo vieta, potete andare a mettere dei gioielli saluto a bonus cura, che comunque schifo non fanno, avere il 20% di bonus cura per ogni colpo che voi date. Se per caso non lo avete nell'arma perché non l'avete ancora potenziata, può essere una soluzione. Quindi avere due mantelli con bonus cura come gioielli, e di conseguenza noi continuiamo a switchare i mantelli ogni volta che finiscono per avere il bonus cura e quindi a riprenderci la salute. Oppure possiamo andare, per esempio, a mettere mantenitore. Andiamo a cercare mantenitore, mantenitore, manutenzione, eccola qua, manutenzione, in cui noi possiamo andare a equipaggiare due gioielli manutenzione su entrambi i nostri mantelli. Questo perché? Perché quando noi andiamo ad utilizzare il primo mantello e lo andiamo a riporre e usiamo il secondo mantello, i gioielli manutenzione si attivano e il tempo per riattivare il mantello già utilizzato diminuisce del 20%. Che sembra una minchiata, ma vi posso garantire che non lo è. Anche perché i gioielli normalmente, o meglio, i mantelli normalmente hanno un tempo di ricarica che è lunghissimo. 360 secondi, ragazzi, è tantissimo. Quindi dovete sempre considerare che i gioielli manutenzione possono essere molto utili, possono essere utili anche i gioielli ampia area o pasto veloce per potersi curare avendo su determinati mantelli, possono essere veramente inseriti i gioielli più disparati che normalmente nelle build più utilizzate non vengono proprio considerati, che possono essere dal fungomante al bombardiere all'artiglieria pesante alla sopravvivenza. A veramente qualsiasi tipo di. Io normalmente, per esempio, utilizzo i furtivi sulla balestrina perché evito che il mostro mi caghi. Semplicemente. Quindi vado a inserire dei gioielli particolari che vi possono veramente essere utili nei momenti più critici o vi possono essere utili per aumentare ancora di più l'efficacia del mantello che voi avete addosso. Quindi questa è una vostra scelta. Io ovviamente vi ne ho dati svariati tipi, spero di essermi fatto capire, perché questo comunque è un video di guida. E quindi, ragazzi, veramente sui mantelli sbizzarritevi voi. Nessuno vi potrà mai dire è sbagliato o è giusto. Questo perché sta sempre a voi la scelta di quello che deve fare il vostro personaggio. Se voi non vi trovate con una determinata cosa, cambiatela, perché se tanto quella cosa non riuscite ad utilizzarla, è inutile che l'avete addosso. Bene, io spero veramente di esservi stato utile. I mantelli ve li ho fatti vedere tutti. Una spiegazione generale di come si possono utilizzare ve l'ho data. Anche una spiegazione di quello che potete inserire nei gioielli, che può essere diverso dal solito, quindi che può essere, utilizzato in maniera differente dal solito. Io spero che con questo video vi abbia dato una piccola mano e noi ci vediamo ovviamente sul Discord ufficiale del gruppo, ma soprattutto ci vediamo in caccia. GG a tutti quanti!